Lasciarsi alle spalle il successo di lunedì e giocare come se si parta dallo 0-0, Andrea Sottil lancia il suo input per la partita di domani sera al Curi di Perugia, una gara che esprimerà un verdetto irrimediabile, retrocessione in Serie C o permanenza in Serie B. Sottil glissa sulle polemiche con Goretti e il Perugia di questi giorni e anche sul litigio di ieri in strada tra Bruno e un tifoso. Attenzioni solo sul campo e sulla partita della verità. Vinta la prima, questa è un altro, ricomincia un'altra gara e quindi noi dobbiamo affrontarla con un grande coraggio, senza fare calcoli, senza fare ragionamenti, ma pensando solo a giocare e a giocare per vincere. Questa è l'unica nostra ricetta per la partita domani, quindi aggressivi, coraggiosi, osare e giocare per il gol. Significa essere aggressivi, significa non subire l'avversario, significa che nella testa dobbiamo avere solo la vittoria. Per centrare la salvezza il Pescara non dovrà perdere. Una sconfitta con almeno due gol di scarto darà la permanenza in B al Perugia. Una vittoria degli Umbri con un gol di vantaggio manderebbe la gara ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. In una giornata come quella di domani, che secondo il centro di competenza nazionale del Ministero della Salute vedrà a Perugia una temperatura percepita di 36 gradi con un bollettino che parla di livello 3, forte disagio. Data l'importanza del match, tutti convocati, anche se Balzano è out, mentre per Drudi le speranze sono al lumicino. Sottil ha provato anche Bettella, ma probabile la conferma di Scognamiglio al fianco di Campagnaro. L'altro ballottaggio resta quello tra Castanos e Busellato. C'ho qualche dubbio, me lo terrò fino alla fine domani, c'è ancora l'ultimo allenamento di rifinitura e poi deciderò come schierare la squadra e chi schierare. È chiaro che abbiamo pensato più che altro a noi, a migliorare le cose che secondo me andavano migliorate per mettere in difficoltà ancora di più il Perugia sul piano del palleggio, sul piano della verticalizzazione, su tante cose. È chiaro che la fase difendente bisogna stare attenti e soprattutto conoscendo le caratteristiche di Emello, di Melchiori, di Falcinelli, di Buonaiuto, lì ne hanno tanti, cercare di trovare i giusti accorgimenti, assolutamente sì. Anche se mi è stato dato dell'antisportivo, che sono stato io l'artefice di tutto, ho già risposto. Per me ognuno guarda in casa propria, i panni sporchi se li lava in casa, io sono abituato così. Sicuramente io devo essere il primo a mantenere lucidità, serenità e trasmettere ai ragazzi. Poi è chiaro che siamo tutti di carne e ossa qui, non siamo degli immortali, o non siamo dei robot, o non siamo delle macchine, siamo degli umani fatti in carne ed ossa, con un cuore che batterà forte, ci saranno grandi emozioni, però io devo superarmi in questo e essere più lucido e sereno possibile e trasmetterlo ai ragazzi.